Buongiorno a tutti, siamo nel laboratorio elettrico COSOE dove si svolgono attività laboratoriali per quanto riguarda l'impiantistica civile e industriale. Al termine del primo triennio i ragazzi conseguiranno un diploma di qualifica di operatore elettrico di automazione industriale e proseguendo gli studi un diploma come manutentore. Osserviamo due alunni che testano e collaudano un impianto elettrico civile che simula il funzionamento di un bagno per disabili. Abbandonato l'impiantistica civile, si prosegue con l'impiantistica industriale, ovvero installazioni che si trovano nelle aziende. Ad esempio una simulazione di un cancello automatico oppure di un nastro trasportatore utilizzando relè di potenza, fine corsa e temporizzatori. Per ridurre la tempistica, il lavoro e l'ingombro, utilizzeremo anche dei controllori a logica programmabile che ci consentiranno di interfacciarci con degli impianti molto più complessi, simili a quelli che si trovano nella realtà aziendale. Come sistema di automazione nell'ambito elettronico, i ragazzi imparano ad utilizzare il microcontrollore Arduino, dotato di interfaccia input e output. Qua vediamo i ragazzi simulare un impianto semaforico. Il diplomato avrà acquisito le competenze per gestire, organizzare, effettuare interventi di diagnostica, di installazione e di riparazione. Tutte le competenze che l'alunno acquisisce durante il ciclo di studio consentono di affacciarsi a una prima esperienza lavorativa in modo più professionale.